Durante quel lungo inverno, Vipera aveva dormito. Ma il primo tepore della primavera la trovò ben sveglia, pronta a vendicarsi di sfregiato. Che cosa fai nel nostro territorio? Questo non ti riguarda. Ti sbagli. Nel frattempo, Volpina venne aggredita da Lady Blue, la compagna di sfregiato. Volpina, che ti è successo? Lady Blue mi ha aggredito. Ma sfregiato ebbe una versione diversa. Ce l'aveva proprio con me. Non capisco la ragione. Ti assicuro che non ho davvero nessuna colpa. Tu mi conosci. Sono la più inoffensiva e dolce creatura del mondo. Sangue! Mi ha fatto sanguinare! E adesso che cosa si aspetta che faccia? Svegliati! Hai sentito? Svegliati! Dove mi trovo? Sono a casa. Oh sì, qui sono al sicuro, vicino al mio adorato, forte e coraggioso compagno. Lui mi difenderà. Ma certo che lo farò. Non posso permettere che qualcuno ti faccia ancora del male. Mio dolce eroe. È arrivato il momento di buttarli fuori. Quelli di Fartin si pentiranno d'essere nati se oseranno rimettere piede nel parco del Daino Bianco. Le nostre famiglie non saranno sempre in guerra. E poi vivremo insieme. Convocherò una riunione di tutte le volpi blu del parco. Spingeremo allo scoperto tutte le creature di Fartin ancora vive e le uccideremo, una per una. Così impareranno, bravo! Figlio mio, oggi la tua famiglia regnerà sovrana nel parco del Daino Bianco. Ma che cosa... cosa è successo? Un altro attacco immotivato. È il segnale che noi tutti stavamo aspettando. Ci muoveremo con cautela, così li coglieremo tutti di sorpresa. Donnola deve sapere dove si nascondono. A proposito, mi chiedo dove sarà. Ucciderà tutte le creature di Fartin che riuscirà a trovare. So anche a chi domanderà dove sono. Vado a nascondermi, vado a nascondermi! Anch'io! Perché tu dovresti nasconderti? A sfregiato non importa niente di te. Potrebbe pensare che sono io. Potrebbe scambiarmi per te. Se solo pensassi ad assomigliarti lontanamente morirei. Come può esserti venuto in mente? Sei un pazzo. Potrebbe succedere, io non saprei dirgli proprio niente di utile. E allora potrebbe venirgli fame e finirei divorato a marzo. Non mi piacerebbe per niente. Se continui con questo fracasso ti troverà sicuramente e troverà anche me. Oh, vatti a cercare un posto dove nasconderti. La vuoi smettere? Quanto sei stupido! Mi diverto tanto! Vattene via, via! Hai un'aria veramente sciocca! Voglio uscire! Finalmente posso cercarmi un buon nascondiglio!
fatemi uscire! Calmati, sono io. Dov'è Delizia? Adesso sono di guardia. Non posso rispondere. Avrei qualcosa da dirti. Tra non molto sarete attaccati. Io non ti credo affatto. È la verità. Quando sono tornato alla nostra tana, ho sentito mio padre che ne parlava. Sono venuto ad avvisarvi. Non vedo perché avresti dovuto farlo proprio tu. Mi preoccupo per Delizia. Ti prego di tenerla al sicuro. E da chi? Da te? Io non attaccherò. T'ho già detto che non combatterò al vostro fianco, ma non lo farò neanche contro di voi. Della parola di una volpe blu non ci si può fidare troppo. Non posso trattenermi. Se mio padre dovesse trovarmi qui, mi ammazzerebbe. Però prometti che andrai ad avvisare tuo padre in modo che possa organizzare la difesa. È l'unica cosa che posso fare per voi. Non è complicato trasmettergli un messaggio, spero. Come posso sapere che non lo stai facendo solo per sbarazzarti di me e permettere alla tua famiglia di passare il confine e venire nel nostro territorio? Me ne vado. Così vedrai che non c'era nessuno con me. Figliolo, che è successo? Ho visto Ranger. Mi ha detto che suo padre sta preparando un attacco contro di noi. Un attacco? Scusatemi, ma è la verità. Gli ho sentito dire che vuole ucciderci tutti. Quando? Da un'ora all'altra. Dunque, il momento è arrivato. Gufo, Nibbio, passate subito parola. Scusatemi. Anche tu, lepre, siete rimasto un po' di fiato. Dite a tutti di venire qui immediatamente. Tutti per uno e uno per tutti! Sfregiato si accorgerà che gli animali di Farthing non hanno perso il loro coraggio. Attenzione! Sfregiato sta per attaccarci! Niente panico! Niente panico! Sfregiato ci ucciderà tutti! Niente panico! Che cos'ha la mamma? È in preda al panico, è in preda al panico! Allora va bene, è tutto normale. Volete smetterla di agitarvi a vuoto e ascoltarmi un momento? Volpe vuole assicurarsi che siate tutti al riparo. Ma attenti, perché Sfregiato cercherà nei posti dove vi nascondete di solito e vi stanerà. Oh, come non detto! Fate quello che volete! Ah, Nibbio! È un po' che non ci si vede. Sfregiato e la sua banda si stanno preparando ad attaccarci. Ci riuniamo tutti alla tana di volpe. Ehi, amico! Nibbio ha forse detto che ci sarà un altro attacco. Sfregiato si sta preparando! Tutti alla tana di volpe! Sfregiato sta per attaccarci! Sbrigatevi! Donnola, dove sei? Dove sei finito? Aiuto, aiuto! Chiudi quella boccaccia, brutto mostro! Oh, donnola! Allora ti importa ancora di me dopo tutto? Insomma, la vuoi smettere? Oh! Sfregiato sta per attaccare il territorio di Farti! Riesco a sentirti, ma purtroppo non a vederti. Oh. Anzi, per la verità, adesso non vedo niente. Tu vedi qualcosa, mamma? Proprio niente. Sfregiato sta per attaccare il territorio di Farti! Riunione generale alla tana di volpe! La tana di volpe? Ma è lontanissima da qui! Non molto se vi trasporto io. Lo ricacceremo indietro, non preoccuparti, volpe. Non dovete mettervi strane idee in testa. Sfregiato potrebbe eliminarvi tutti in pochi minuti. Avete una sola speranza. E sono io. Ma forse neanche io sono in grado di sconfiggere un intero branco di volpi blu. Comunque, vi prometto una cosa. Sono pronto a difendervi fino in fondo. Urrà!
Qualcuno dovrebbe fare la guardia dalla cima dei pini. Va tu, Nibbio. State attenti! Oh. Adesso mi sento veramente come un animale di farting. Ben detto, mamma! Che strano! Sfregiato attacca con la luce del giorno. Pensavo che avrebbe aspettato la notte. Forse ha saputo da qualcuno che stiamo tutti allerta. Che cosa intendi dire? Magari ha saputo che Delizia è sempre di guardia di giorno. Oh, questo non è leale! Socievole, ora basta. Cerchiamo di non litigare tra di noi. Lei e Ranger sono l'anello debole, padre. Probabilmente ha già detto tutto a Sfregiato. Ti ho detto basta. Mettetevi tutti al riparo. Se ci fosse anche Audace con noi. Se il desiderio potesse davvero comandare al pensiero e il pensiero potesse muovere all'azione, allora Audace sarebbe ancora qui con noi. Il lungo viaggio di ritorno di Audace e Bisbiglio aveva preteso un gravoso pedaggio. Audace non era più il forte cucciolo di un tempo. Audace! Audace! Adesso dobbiamo andare. Ora credo di sentire qualcosa. Qui non c'è niente. Si stanno avvicinando. Questa è una vecchia tana e non la usa più nessuno. Mi sembrano in molti. Riesco proprio a capire dove siano andati a finire tutti quanti. Qualcuno deve averli avvisati. Muoviamoci, avanti. Stanno arrivando, stanno arrivando! Stanno arrivando! È tutto molto eccitante, vero? Non lo trovi eccitante, caro? Falla tacere! Dov'è mio figlio? Dov'è il Ranger? Perché rimani così indietro, Ranger? Forse dopo tutto è vero che in fondo sei un gran vigliacco. Non amo molto mettermi in evidenza, padre. Tutto qui. Ma tu sei mio figlio. Vieni qui davanti. Non devi essere troppo modesto, ragazzo. D'ora in poi procederai al mio fianco. In cammino! Sono qui! Sono qui! Non fate alcun rumore. Non può sapere che siamo tutti qui. Mi raccomando. Valgono poco le promesse del tuo prezioso Ranger, ragazza mia. Che intendi dire? L'ho visto proprio qui fuori con suo padre. Oh no, ma non ha intenzione di combattere. Combatterà. Ricordati che il sangue non è acqua. C'è nessuno. Delizia, sei qui dentro. Permettimi di parlare con lui. Vedrai che mi ascolterà. Hai deciso di farci eliminare tutti. Ti prego, rispondimi. Delizia. Torna subito qui. Ranger. Stai bene, cara. Esci immediatamente, prima che ti uccida. Posso capire i tuoi sentimenti, ma se mi lasci spiegare... Ormai non c'è più tempo per le spiegazioni. Ho chiesto di ispezionare la vostra tana. Ci avrei scommesso. Vuoi avere il merito di averci scoperti. Hai capito esattamente il contrario. Io invece intendo riferire che ho trovato la tana vuota e che non c'è anima viva.
I giochi sono chiusi, amico mio. La tua tana, con tutte le creature che contiene, è circondata da ogni parte. Esci, Ranger. Mi dispiace. Se non uscite immediatamente e non vi arrendete, vi lasceremo morire tutti di fame. Finalmente li abbiamo presi. Non abbiate paura, ve l'ho già detto. Dovrà prima trattare con me. Intendo sfidare Sfregiato a battersi con me. È l'unica possibilità. Sì, lo so. Al posto tuo avrei fatto la stessa cosa. Dopotutto, tu sei l'eroica volpe di Farting, mio caro. Vedo che sei venuto con i rinforzi, Sfregiato. Anche tu hai dei sostenitori, esattamente come me. Nessun sostenitore, solo amici. Malediranno il giorno che ti hanno conosciuto. Non è il caso che tu te la prenda con loro. In fondo è solo di me che hai paura. Avrei paura? Oseresti affermare davanti a tutti che Sfregiato ha paura di qualcuno? Sì. Da quando sono arrivato al parco del Daino Bianco, tu hai avuto paura di me. Oh, bene, molto bene. Stai cercando di provocarmi, vero? Dimostra che non mi temi. Battiti con me. Solo tu e io. Coraggio. Perché mai vuoi sacrificare te stesso? Se mi ucciderai, la lite con gli animali del bosco di Farting terminerà. Voglio che tu lo prometta. Ma se ti ucciderò io... Non hai speranze. Avanti. Che cosa stai aspettando? Forse non ne hai il coraggio? Lasciato andare. Avrebbe potuto ucciderlo. Non possiede istinti omicidi. Sfregiato è stato battuto. Non tornerà più. Se anche dovesse farlo, sarà da solo. Gli altri non hanno abbastanza coraggio per combattere. Credo che ci penserà Ranger. Avrebbe potuto finirlo facilmente. Ma comunque, per noi è molto meglio che Volpe non abbia nessun istinto omicida, altrimenti noi come faremmo? Vuol sapere? Noi due. Suppongo che vi piacerebbe un bel po', vero? Mi sembra di buon umore. Devi aver vinto, Volpe. Evviva! Evviva! Non fingere di essere contenta. Certo che sono contenta che Sfregiato sia morto. Non faceva che aggredirmi quel farabutto. Ma non è morto. Credevo che Volpe avesse vinto. È così, ma gli ha risparmiato la vita. Che stupido! Smettila di fingere. Se avessi voluto davvero la morte di Sfregiato, avresti dato a Vipera il messaggio giusto, tanto per cominciare. Oh, no, adesso ricominci di nuovo. T'ho detto che non l'abbiamo fatto apposta. No, ha ragione. E quindi, se vuoi la mia opinione, buttarci nello stagno è stato un vero errore giudiziario.
Un esonero giudiziario. Volevo solo dire che non è stato affatto giusto. Non è stato affatto giusto. Perciò insisto a portare il nostro caso di fronte ad un'autorità superiore. Un'autorità superiore? Se loro insistono, non vedo perché dovremmo impedirglielo. Quale autorità può esserci superiore alla mia? Quella del cervo, naturalmente. Ma... Lei è una donnola estremamente sciocca. E senza dubbio è stata la sua stupidità a farle riferire un messaggio sbagliato. Ma non credo ci fossero intenzioni malvagie in quello che hanno fatto lei e il suo compagno. Allora, questo vuol dire che noi possiamo vendicarci buttando nello stagno anche loro? Forse potreste accontentarvi delle loro scuse. Ci dispiace. Stiamo aspettando. Mi dispiace. Va bene, ne è valsa la pena solo per sentirti dire così. Mentre all'interno del parco tutti erano sereni, non lontano dai suoi confini, il cuore di Audace era pesante. Sono stato aiutato da tante creature che mi sembra di non aver mai lasciato il parco. Se sapessi quanto desidero conoscere tuo padre e tua madre. Li conoscerai molto presto. Audace, ma sei veramente tu? Certo, Ambrose. Questa è Bisbiglio, la mia compagna. Stiamo ritornando al parco del Daino Bianco. Tu avevi detto che non ci saresti mai più tornato. Sei proprio sicuro di volerci andare? Così i miei figlioli lo vedranno. Avanti, siamo quasi arrivati. Ti ringrazio, Ambrose. E addio. Addio, Audace. La morte minacciava anche Sfregiato. Oh, povero caro. Ma ci sono qua io per curarti, amore mio. Io non sono tuo figlio. No, tesoro, questo è vero, ma sei certamente la più coraggiosa volpe che esista al mondo. Volpe non possedeva istinti omicidi. Vipera, invece. E adesso è arrivato il mio turno.